Non posso non concludere questa parte che precede l'esibizione della maschera prima dei ringraziamenti finali con una chicca, un fuori programma, una cosa che invece fa parte a pieno titolo del programma dei ritorni di Equinozio d'autunno, con una presenza speciale, un campione assoluto del mondo del calcio, una bandiera del cuore dei tifosi napoletani. Uno che non ha bisogno di presentazioni, basta dire Antonio Careca. Sì, è proprio lui. Tira la bomba, tira la bomba! Veramente grazie, grazie per essere qui e grazie a Pietro per averti accompagnato qui da noi. Buonanotte a tutti, volevo ringraziare i comuni, i paesi di Bosco e fare questa omenaggio, poi a Ortega, no? Ortega che è la influenza sua, no? Era Picasso, no? La mia influenza qua a Napoli è Maradona. Allora abbiamo sicuramente divertito, no? E abbiamo fatto il cosa stupenda in campo e anche da Ortega, no? Come pintore, no? Allora mi sento molto molto felice di stare qui. È chiaro che è la influenza di Pietro, no? Che mi ha portato, siamo appena appena arrivato da Milano, ma mi fa molto piacere perché poi qua anche è un bellissimo posto e mi sento molto orgoglioso di stare qua nel Museo di Ortega e penso che tutti noi possiamo sicuramente, no, fare una bellissima serata. Grazie a tutti. Agli addetti del Comune San Giovanni a Pino. Consegniamo un libro sul cenobio basiliano di San Giovanni a Pino. Queste sono le nostre origini. Questa è la nostra storia, ma questo è il nostro presente turistico, quindi di cui potrà godere Careca delle nostre bellezze e dei nostri percorsi. E non ultima, una targa ricordo che abbiamo voluto fare. Il Comune di San Giovanni a Pino accoglie gioiosamente Antonio de Oliveira Filho, detto Careca, che vestendo la maglia azzurra del Napoli dal 1987 al 1993 onorò la nostra terra a suon di gol, donandoci emozioni indimenticabili. Con affetto, il popolo di San Giovanni a Pino. E ovviamente la maschera dietro di noi, ragazzi di Napoli, sono letteralmente impazziti a questa cosa. Quando chiuderà la mezzanotte non va.